Eravamo accampati nell'osi. I compagni dormivano. Un arabo alto e bianco mi passò accanto. Aveva governato i cammelli e andava verso il suo giaciglio. Io mi gettavo indietro, sull'erba. Volevo dormire, ma non potevo. C'era l'urlio lamentoso di uno sciacallo lontano. Mi drizzai. E quello che era stato così lontano mi fu improvvisamente vicino un brulichio di sciacalli intorno a me, occhi splendenti di un oro sbiadito e subito spenti, corpi snelli, agitati regolarmente e velocemente come sotto una frusta. Uno di loro mi venne dietro e si spinse sotto il mio braccio proprio accanto a me, come se avesse bisogno del mio calore. Mi si parò poi dinanzi parlandomi, quasi con gli occhi negli occhi. Io sono il più vecchio sciacallo qui intorno, in lungo e in largo. Sono lieto di poterti ancora salutare qui. Io ne avevo quasi già perduta la speranza. Perché noi ti aspettiamo da un'infinità di tempo. Mia madre e sua madre, ancora tutte le loro madri, fino alla madre di tutti gli sciacalli. Credilo. Ciò mi stupisce, dissi io, dimenticando di accendere la catasta di legna che era pronta per tener lontani col suo fumo gli sciacalli. Mi stupisce molto di sentirlo. Soltanto per caso vengo dal lontano settentrione e sto facendo un breve viaggio. E cosa volete, o oh sciacalli? Quasi incoraggiati da questo discorso, forse troppo amichevole, essi strinsero un cerchio più chiuso intorno a me. Tutti respiravano affannati, soffiando. Noi sappiamo, cominciò il più anziano, che tu vieni dal nord, e appunto su questo riposa la nostra speranza. Là c'è la comprensione che qui fra gli arabi non si può trovare. Da questa fredda superbia, sappilo, non c'è da cavar neppure una scintilla di comprensione. Essi uccidono le bestie per mangiarle e disprezzano le carogne. Non parlar così forte, dissi io, degli arabi dormono qui vicino. Tu sai veramente uno straniero rispose lo sciacallo altrimenti sapresti che ancora mai nella storia del mondo uno sciacallo ha temuto un arabo dovremmo temerli non è una disgrazia sufficiente esser capitati sotto un tale popolo può essere può essere dissi io non mi arrischio a giudicare le cose che mi sono così estrane deve essere una lotta molto antica probabilmente è nel sangue e così finirà forse soltanto nel sangue. Tu sei molto intelligente, disse il vecchio sciacallo. E tutti respirarono più svelto, coi polmoni affannati, benché stessero fermi. Un fiato amaro, sopportabile solo a denti stretti, ogni tanto sfuggiva dalle mascelle aperte. Tu sei molto intelligente. Ciò che tu dici corrisponde al nostro antico insegnamento. Noi prendiamo infatti il loro sangue. E la lotta è finita. Ah! disse io, più violentemente di quel che non volessi. E se si difenderanno? Vi abbatteranno a frotte coi loro fucili? Tu ci fraintendi? Fu la risposta secondo la maniera umana, che dunque anche nel lontano nord non si perde. Noi non li uccideremo. Tanta acqua non avrebbe il Nilo per purificarci. Noi fuggiamo via alla sola vista del loro corpo in aria più pura nel deserto che perciò è la nostra patria e tutti gli sciacalli intorno a cui nel frattempo si erano aggiunti ancora molti da lontano chinarono le teste fra le gambe anteriori e le pulivano con le zampe era come se avessero voluto nascondere una avversione così tremenda da farmi preferire di sfuggire con un gran salto dal loro cerchio cosa avete dunque intenzione di fare? domandai e volevo alzarmi, ma non potei. Due giovani bestie avevano affondato i loro denti dietro la mia giacca e nella mia camicia. Dovevo restar seduto. Essi tengono il tuo strascico, disse il vecchio Sciacallo, spiegandosi seriamente. È un segno di stima. Mi devono lasciare andare, gridai io rivolgendomi al vecchio e un po ai giovani. Lo faranno, naturalmente, disse il vecchio se tu lo pretendi, ma ci vorrà un po' di tempo, perché secondo l'uso essi hanno affondato bene i loro denti e solo lentamente devono sciogliere il morso. E intanto ascolta la nostra preghiera. — La vostra maniera di comportarsi non mi ha preparato molto ad accettarla, dissi io. — Non farci scontare il nostro malgarbo, disse egli e prese ora per la prima volta il tono lamentoso della sua voce naturale. Poi siamo povere bestie e abbiamo soltanto i denti. Per tutto quello che vogliamo fare, il bene come il male, ci rimangono unicamente i denti. Cosa vuoi tu dunque? chiesi io appena un poco addolcito. Signore, gridò egli, e tutti gli sciacalli ululavano, sicché nella più lontana distanza sembrò suonare come una melodia. Signore, tu devi chiudere la lotta che divide il mondo. I nostri antenati hanno descritto colui che lo farà così, come sai tu. Dobbiamo aver pace dagli arabi, aria respirabile, che lo sguardo intorno all'orizzonte sia purificato da loro, che non si intenda più il gridar lamentoso del montone scannato dall'arabo. Ogni bestia deve crepare tranquillamente, senza noie, il suo sangue deve essere bevuto fino all'ultima goccia. Il suo corpo deve essere ripulito da noi fino alle ossa. Purezza. Soltanto purezza vogliamo noi. E qui tutti piangevano e singhiozzavano. Si Come puoi sopportarlo in questo mondo soltanto tu? Nobile cuore e tenera carne. Sudicio è il loro bianco. Sudicio è il loro nero. Un orrore è la loro barba. Bisogna sputare alla vista dell'angolo dei loro occhi. E se sollevano il braccio, nel cavo della cella si apre l'inferno. Perciò, signore, prezioso signore, con l'aiuto delle tue mani onnipossenti, sgozza con queste forbici i loro colli. E, obbedendo a un cenno della sua testa, mi si avvicinò uno sciacallo, che portava col dente canino una piccola forbice da cucito, coperta di vecchia ruggine. Finalmente, ecco le forbici. E con questo basta, gridò il capo arabo della nostra carovana, che contro vento si era accostato di nascosto a noi e che sollevava ora la sua gigantesca frusta. Tutti gli sciacalli si misero in fuga in gran furia, ma rimasero a una certa distanza accovacciati strettamente l'uno all'altro, e così fitti e fermi da sembrare uno stabbio cui volassero intorno dei fuochi fatui. Così, signore. Tu hai visto ed ascoltato anche questo spettacolo, disse l'arbo ridendo così allegramente come lo consentiva la riservatezza della sua stirpe. Tu sai dunque cosa vogliono quelle bestie? domandai io. Naturalmente, signore, rispose, è cosa nota dappertutto. Finché esiste un arabo, queste forbici girano per il deserto e gireranno con noi sino alla fine dei tempi. A ogni europeo vengono offerte per la grande impresa ed ogni europeo sembra quello invocato da loro. Questi animali hanno una incomprensibile speranza. Pazzi, sono veramente pazzi. Noi li amiamo per questo. Sono i nostri cani e più belli dei vostri. Ma bada, un cammello è morto durante la notte e l'ho fatto trasportare qui. Quattro portatori vennero e gettarono il pesante cadavere dinanzi a noi. Era appena steso per terra che gli sciacalli levarono le loro voci. Come se fossero trascinati da corda in maniera irresistibile, essi si avvicinarono a scatti, strisciando col loro corpo sulla terra. Avevano dimenticato gli arabi e il loro odio. La presenza del cadavere che esalava un odore così forte li incantava cancellando ogni altra cosa già uno sciacallo s'era attaccato al collo della bestia e col primo morso aveva trovato l'arteria come una piccola pompa frenetica che senza ragione e senza speranza vuole spegnere un immenso incendio ogni muscolo del suo corpo al suo posto si tendeva e si contraeva e tutti gli altri erano allo stesso lavoro ammonticchiati sul cadavere allora il capo carovana passò violentemente e in tutti i sensi la frusta affilata sopra di loro. Essi levarono il capo mezzo inebriati e svenuti, videro gli arabi in piedi dinanzi a loro, cominciarono a sentire la frusta coi musi e si tirarono con un salto indietro, correndo per un pezzo. Ma il sangue del cammello era già sparso in pozzanghere e fumava. Il suo corpo aveva già dei larghi strappi in più parti. Non poterono resistere. Erano di nuovo lì, e di nuovo il capo carovana levò la frusta. Ma io lo trattenni per il braccio. Tu hai ragione, signore, disse egli, lasciamoli al loro ufficio. Del resto è tempo di levare il campo. Tu li hai visti. Che bestie meravigliose, è vero? E come ci odiano?